Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Mussolini e Claretta Petacci sono nella camera da letto dei De Maria, controllati a vista dai partigiani Lino e Sandrino. Nella loro storia non hanno quasi mai dormito insieme. C'è chi dice che insieme non abbiano mai trascorso una notte. Adesso sono uno accanto all'altra, nell'intimità di una camera illuminata solo da una candela. Fa freddo, come spesso accade nelle sere di primavera sul lago di Como. I due amanti sussurrano per tutta la notte, si scambiano pensieri, angosce. Si salveranno? Li processeranno? In quelle ore lunghissime la speranza si alterna alla rassegnazione. Poi entrambi cadono nel sonno. Dormono fino alla mattina inoltrata, scambiano poche parole. A pranzo Claretta mangia un po' di polenta con il latte. Mussolini prende solo due fette di salame, del pane e un bicchiere d'acqua. Poi si affaccia alla finestra della camera da letto e guarda fuori. L'unica cosa da fare in quella situazione. Nella piazza di Dongo, Walter Audisio incontra Pedro, il capo della 52esima Brigata Garibaldi, e gli ordina di consegnargli Mussolini. Pedro all'inizio non si fida. I suoi uomini hanno avuto il merito di catturare il duce e ora dovrebbero darlo a qualcun altro. Ma i documenti che Audisio ha portato con sé fugano ogni dubbio. Ha un'autorità che gli è stata conferita direttamente dal Comitato di Liberazione Alta Italia. Così Audisio viene indirizzato verso Casa De Maria. Ad accompagnarlo saranno partigiani che abbiamo imparato a conoscere. Aldo Lamprevi, Luigi Canali, Michele Moretti. A loro spetta il compito di giustiziare Mussolini. Devono farlo in poco tempo. Anche gli alleati sono sul lago in cerca del duce. È il pomeriggio del 28 aprile 1945 quando Walter Audisio parte per andare a prelevare Mussolini. Mancano pochi minuti alle 16. Walter Audisio arriva in Casa De Maria e viene accompagnato dal proprietario di casa al primo piano, dove ci sono Mussolini e la Petacci. Bisogna andare via subito. Mussolini, che indossa un soprabito grigio con il bavero alzato e il cappello abbassato fino agli occhi, esce da questa casa senza sapere bene cosa stia per accadere. Lui e la Petacci vengono fatti salire a bordo di una Fiat 1100 proprio in questa piazzetta, scortati dal Neri, da Aldo Lampredi e da Michele Moretti. La vettura parte, imbocca questa strada e percorre poche centinaia di metri. L'automobile si ferma davanti al cancello di Villa Belmonte, qui. Una villa relativamente isolata all'epoca dei fatti. Data la fretta, non c'è molta alternativa. L'esecuzione deve avvenire qui, subito. Mussolini e la Petacci vengono fatti scendere. Walter Audisio ordina ad Aldo Lampredi e Michele Moretti di bloccare la strada ai due lati della villa.
Poi dice a Mussolini, alla compagna, di dirigersi verso il cancello. I due, angosciati, capiscono. Si guardano per l'ultima volta. A Mussolini viene ordinato di spostarsi qui, nell'angolo del muretto. Avrebbe mai immaginato di morire così, giustiziato dai partigiani davanti a un cancello. Per ordine del Comando Generale del Corpo Volontari della Libertà sono incaricato di rendere giustizia al popolo italiano. Secondo ricostruzioni mai confermate, Walter Audisio pronuncia questa frase. Poi fa fuoco con una Beretta 7.65, l'arma però si inceppa. Prende la pistola di Aldo Lampredi che a sua volta non funziona. Infine afferra l'arma di Moretti, un PM MAS 38 di fabbricazione francese, e fa fuoco. Mussolini si piega sulle ginocchia, cade sul fianco, riverso contro il muro, ma non muore subito. Mostra un estremo lampo di vita. Il Neri esplode altri due colpi, in tutto saranno 8. Claretta Petacci alza le braccia, ma viene raggiunta da diversi colpi. Secondo una testimonianza, prima di morire avrebbe detto a Mussolini: sei contento che vi abbia seguito fino a questo amaro epilogo? Il Duce è morto. Ma non c'è tempo da perdere. Moretti e Neri rimangono davanti ai corpi senza vita di Mussolini e della Petacci. Walter Audisio e Aldo Lampredi salgono in auto e si dirigono verso Dongo. C'è una missione da completare.